La Madonna del Carmine e la sua processione a mare, segno propiziatorio e di grande devozione per i marinai che si affidano alla protezione della Vergine, una festa che si celebra il 16 luglio in tutta la penisola, nelle comunità marinare dell'Adriatico, del Tirreno, dello Ionio. La statua della Madonna e le immagini si riferiscono alla festa di Fossa Cesia Marina, viene portata in processione per poi proseguire verso terra e celebrare la messa nella chiesa a lei dedicata. Feste particolari, cariche di speranza per un futuro migliore, che devono sopravvivere per dare conforto a vicende terrene segnate da crisi e da problemi quotidiani. Pensate che a Fossa Cesia le celebrazioni, fino a qualche giorno prima della ricorrenza, erano praticamente saltate per mancanza di fondi e contributi. Una fede troppo grande, quella della comunità, che ha saputo dunque organizzarsi attorno alla famiglia Rotondo, che in ricordo di Mario, scomparso qualche anno fa, ha trovato il necessario col contributo di tanti amici e dei devoti. Rosaria è la sorella di Mario Rotondo, un gesto di profondo attaccamento nei confronti di questo territorio. Sì, decisamente. Comunque beh, è voluta, soprattutto è nata come iniziativa, sono stata l'artefice dell'iniziativa, perché in realtà volevo che ci fosse una testimonianza di quanto, nonostante siano passati comunque sia 4 anni dalla scomparsa prematura ovviamente di mio fratello, voglio dire, insomma, tutti hanno dimostrato che comunque c'è ancora il ricordo, per cui è valso soprattutto come testimonianza, dicevo, di quanto lui ha fatto e del bel ricordo che comunque ha lasciato. Quindi io l'ho fatto semplicemente per questo, insomma, ci ho messo il cuore e ci sono riuscita. Il rischio era quello di non poter festeggiare, feste tradizionali importantissime. La festa sicuramente non si sarebbe fatta, perché comunque è nata proprio da questa la cosa. Io ho saputo che non si sarebbe fatta la festa per problemi di fondi vari, insomma, di organizzazione varie, per cui è nata così, insomma, come gioco.